Allora, ci sono persone nel tuo paese che tu ritieni apparentemente normali, ma che dietro di loro si cela una sorta di maleficio. Sono politici, la politica. Che tu, per esempio, vedi una persona che il giorno prima cammina così, poi si è messa in lista, te sei subito. Se proprio gli si tende proprio la colonna vertebrale perché dice io da oggi sono un tuo superiore, tu sei un sottoposto e mi devi dal voto. Però non te lo dico in faccia. Non so così, così come si dice, trasparenti. Loro divulgano la trasparenza, ma non sono trasparenti. Perché loro, tu non lo vedi che sono trasparenti. Da questo. Tu per una vita non li vedi mai. Non, sono amici ma non te conoscono. Cioè non si fanno sentire per 3, 4, 5 anni. Se non sono stati mai in lista non si fanno sentire proprio. Cioè tu l'hai conosciuti quando c'avevi 15 anni. Quando sono messi in lista, tac, li vedi al mercato, li vedi al centro commerciale, tutti. Tipo cioè, assumono la figura di. Assumono la figura del volantino, cioè se uno se fa la foto con la cravatta rossa, tu lo trovi in giro sempre con la cravatta rossa. Perché poi sta moda l'ha lanciata Berlusconi. Berlusconi si mette la cravatta a pallini. Tutti quelli di Forza Italia come si fanno le foto? La cravatta a pallini. Vabbè, se si mette una cravatta viola, tu li vedi in giro con la cravatta viola. Perché tu te devi ricordare, cioè gli hanno insegnato una psicologia un po' strana, no? Una psicologia antiquata. E allora Gagliardo perché dopo tutti questi anni tu te vedi Tizio che hai conosciuto a 15 anni, te vede da lontano e fa Marco! Oh! Ma ti ricordi quando stavamo sui scalini da scuola e tu mi hai dato una gomma, eh? E io ti ho detto grazie. Oggi mi devi fare un favore tu. Mi sono candidato a politica. Eh sì, perché qui le cose devono cambiare. Qui non va bene perché. Eh no, perché le strade sporche con la cacca del cane non ci devono stare. E non va bene perché. Tu non trovi parcheggio. Allora, una persona intelligente come me gli dice: senti, bello mio, non mi rompe i coglioni. Perché io tanto non voto né a te né a nessuno. Perché tanto tu, la merda dei cani, non ci va a levarla tu. Ci manderesti delle persone che non ci vanno, che manco ce le manderesti, perché tu una volta che sei eletto non te può fregare di meno, oppure c'hai dei vincoli di partito che devi fare quello che dici, che dicono loro, e tu non puoi agire di testa tua, perché il politico non agisce di testa tua. Ci sono dei compromessi dietro, ci sono delle. Purtroppo questa è consentita dalla legge, eh? Ci sono degli accordi politici e tu ti devi attenere a quelli là. Ma questo ve lo dico perché è una parentesi. Io sono stato un politico, eh? Io ho fatto 4 anni di legislazione, di legislatura, però aspettate, c'era da fare sta lista, come classico, no? Devono riempire la lista, ci devono avere 29 nomi. Allora vanno a chiappare quello che conosce più gente, no? Per pia il voto, cioè non gli frega niente di chi sei tu. E mi hanno schiaffato dentro a sta lista, dico, porco, è un amico mio. Dice, dammi una mano, dovevamo presentare sta lista. Poi questo non contava manco niente. Oh, fatto sta che sono stato eletto. Mannaggia la miseria. Allora quelli che ti dicono tu, quando c'è il consiglio, devi stare lì. E se quello dice, chicchirichì, tu devi dire chicchirichì, eh? Mi raccomando. Perché quello dietro c'erano gli accordi politici. Se quello dice A, tu devi dire A. Al che io ho detto no, io dico quello che cazzo mi pare. E fatto sta insomma che sono andato via. Perché io non posso dire chicchirichì perché me lo dici tu. Ma chi sei? Ma che vuoi? Mi hanno eletto a me e io dico quello che cazzo mi pare a me, scusa. Cioè se fosse così la politica, allora andrebbe bene. Ma se tu sei eletto e poi devi dire chicchirichì. Perché le cose non vanno? Perché devi dire chicchirichì. Invece no, tu sei stato eletto, da. Poi
un milione di persone perché dici ah, e no quello che te devi dire chicchirichi. Vabbè, comunque la politica è questa. E infatti tutti chicchirichi, chicchirichi, tutti chicchirichi. Insomma, è come tu incontri, capito, dopo 25 anni che non ti vedi, pure invecchiato, manco riconosci, ma che cazzo è questo? La gomma, le scale, che cosa? E ti cominci a spiegare tutta una sorta di cose, poi, però se tu gli dici, no, io guarda, non voto nessuno, io non c'ho nessuno, non mi frega niente, vado via, non ci sto a giorno lezione. Ah, ciao, ciao, ciao. Ti mollano. Invece se tu poco poco c'ha una famiglia di 7 persone, allora lì ci si impegnano. Poi dopo, vabbè, questa è la prima fase della ricerca del voto, no? Una volta trovato il voto, che va alle elezioni e questo viene eletto, oh, ma tu l'hai visto più? Allora lo rincontri tu, che gli hai dato il voto, e dici, oh, ah, tizio, come stai? Io so quello che ti ha dato la gomma sulle scale, di quando ero... Aspetta, già cominciare ad assumere la posizione di quello lì, rectus, homo erectus. La gomma scuola. Ma sai che è passato tanto di quel tempo che non mi ricordo. E perché quello c'ha paura che tu gli chiedi, cioè che cazzo chiede oggi una persona che dà il voto a un politico? Cioè sono frasi fatte, raga, cioè sono proprio un posto di lavoro. Cioè un posto di lavoro. Che se io facessi politica, il mio spot è non mi rompete i coglioni con i posti di lavoro perché tanto non ce so. Non ce so perché. Perché uno deve mettere dentro ai posti di lavoro quelli che gli portano un sacco di voti. Se c'è proprio ci dovesse essere un posto intero posto da te che mi ha dato 3 voti. Cioè quindi non scordatevi il posto di lavoro. Allora quello siccome c'ha paura che gli chiede il posto di lavoro perché ci ha preso 1 milione di voti, cazzo deve dare 1 milione di posti di lavoro. Manco fosse coso lì in America. Allora fa, non mi ricordo. Mi ricordo, sempre Rectus, via la Mont Blanc, Rolex, sulla giamba. Ma comunque, ma perché? Dimmi, dimmi, spiega. No, io sa, posterello di lavoro. La cosa più banale. Il posto non... Certo, guarda, me lo segno. Se lo segna. Passano 4-5 anni, tu ti sei scordato perché ormai sei abituato a mangiare pane e cipolla e non ti frega niente ormai del posto di lavoro. Dopo 5 anni, 4-5 anni, quando decade la che ricevi solo le votazioni, ti rincontri e fa, oh, ma sai che ce l'avevo segnato sull'agendina? Tu sei quello lì che mi ha chiesto il posto di lavoro. Io però me lo ricordo, mi sono ricordato perché me lo so segnato sull'agendina, richiesta agendina, vedi, guarda. Ci guarda, però questa volta ce la facciamo. Questa volta è tu lì da deficiente. Ah, allora aspetta. Ieri dai il voto. È tutta una cosa. Ogni 4 anni scappano fuori, no? Che si ricordano di te. Sta cosa, raga, è vecchia. Cioè io questa cosa l'ho sorpassata da quando avevo 15 anni che ancora non votavo. Cioè io già la sapevo che era così. Comunque, raga, la politica è una brutta bestia. Cioè una brutta bestia per il popolo, perché il popolo è stupido, no? Il popolo. Ma non è offensivo. Il popolo è stupido perché gli frega niente. Poi specialmente noi italiani. Ma che ci frega? Quando c'è un pezzetto di terra, il mutuo di casa che riesci a pagarlo, e bollette riesci a pagarle, e a fine mese arrivi che ti mangi una pizzetta al mese. Cioè ma che cazzo te frega? Cioè alla fine io... Cioè ognuno zappa l'orticello suo, no? Come si dice? E allora ecco che i politici si danno da fare per questo, perché lo sanno, e tu sai, l'orticello tuo, ma chi gli frega questo, me da voi e basta. Io poi mi faccio Rolex, Blanc, Mercedes. Raga, votantò, 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 votantò.